fare comprendere un po' la questione, che veramente credevo di essere un sano al mondo da questo lato. Una volta che sono da questo lato, affronto alcuni fatti e spieghiamo alcune questioni di carattere generale che poi permetteranno di comprendere meglio la questione. Il caso Pirelli. Avete sentito che la Pirelli ha venduto il suo marchio ai cinesi. Qual è il reale problema? Il reale problema è che anni fa la chimica italiana, in particolar modo, non solo la chimica italiana, ha trovato che se utilizzabile terre rare riuscivi a fare la gomma in maniera migliore, per cui quando poi sbatti sul marciapiede non si rompe più. Quindi se qualcuno pensa di essere stato fortunato di avere preso il marciapiede e non avere rotto il pneumatico perché è stato fortunato, sì, è stato fortunato perché magari il marciapiede era normale, non era pieno di asperità, ma in realtà è una questione legata alla chimica. Dove stanno le terre rare? Le terre rare stanno in Cina. La Cina in un primo istante vendeva ad un prezzo, quando capisce a che cosa servono le terre rare, decupla il prezzo. Nel frattempo impara a fare pneumatici. Quale sarà il passaggio successivo? Che bloccherà totalmente l'esportazione di terre rare. Quindi solo la Cina potrà fare pneumatici competitivi. Di questa cosa se ne accorge il Parlamento europeo e dice che bisogna recuperare le terre rare. Perché se no l'industria europea di chi fa le palline da tennis, che tanto poi divertono adesso negli scambi velocistici, le gomme e altre questioni, l'industria europea è destinata a chiudere, a fallire, perché la Cina ha le terre rare e noi non ce l'abbiamo. La Pirelli mangia la foglia e dice: fino a quando valgo qualche cosa, allora tanto vale che mi vendo, piuttosto che poi fallire e non avere alcun mercato. Il caso Vienna. Quando si parla di inceneritori, tutti riportano il caso di Vienna, dove a Vienna, al centro della città, ci sta un inceneritore, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quando io faccio l'incenerimento, produco calore. Una parte molto limitata di questo calore, tale che normalmente il rendimento netto si attesti tra il 14 e il 18% del quantitativo totale di energia prodotta. Per avere un'idea, la vecchissima centrale termoelettrica di Termini, i gruppi vecchi erano tra il 36 e il 38%, quelli vecchi, quelli nuovi sono oltre il 50% di rendimento. Una parte molto limitata la riesco a trasformare in energia elettrica. Poi c'ho tutta un'altra parte di calore che non so che farne. Se sono a Vienna, faccio una cosa: prendo questo calore, faccio il pellet riscaldamento, mando l'acqua calda nelle case delle persone e faccio spegnere migliaia di piccoli impianti che contribuiscono all'inquinamento. Allora, nel caso Vienna, la questione degli inceneritori è un bilanciamento tra l'inquinamento dell'inceneritore che viene a essere portato e l'inquinamento di migliaia di impianti che vengono a essere morti. Non mi risulta che in Sicilia ci sia la necessità di riscaldare per tanto tempo, per tutto questo tempo, le case. Ecco il motivo per cui gli inceneritori, per esempio danesi, vanno cercando immondizia. Perché lì il rendimento totale è del 70%. Ovviamente questi hanno grossissimi effetti su quanto poi ti costerà al cittadino smaltire l'immondizia. La questione energetica. La questione energetica è un falso. È un falso che ha alimentato speculazioni e l'utilizzo al solito incondizionato e topato delle risorse dello Stato a favore di qualcuno. Non esiste il problema energetico, non esiste scientificamente in quanto la Terra riceve energia ma non riceve materia, e il problema ambientale è un problema di materia, non è un problema di energia, ed oggi le condizioni attuali a convenienza economica e tecnica, non cose che si debbono sviluppare, comporta che se utilizziamo tutte queste
somme, riusciamo a produrre energia rinnovabile per 11 volte tutti i consumi che oggi in questo istante fa il pianeta Terra. Cioè noi possiamo aumentare quindi di 1100 volte i consumi di energia allo stato attuale, senza nessuna necessità altrove, per cui la questione energetica è un falso. Quindi impianti che producono energia non servono e né controprova le 57 centrali chiuse di energia elettrica. Determinato questo, andiamo a vedere alcune questioni. Capisco che dire alla classe politica siciliana COP21 magari lo scambiano per uno dei film di fantascienza relativamente al poliziotto bionico, come più o meno ormai sono io a seguito della sostituzione dell'ANCA, o parlare di appunto decisione della Commissione in materia di economia circolare sembra un'ulteriore offesa, perché diciamocelo chiaramente, il problema in Italia è la retratezza della classe politica e della classe dirigente, e questo è il problema. Non solo di forza costituzionale, non può essere fermata, è una retratezza che pervade la società e che fa guardare a soluzioni di 40 anni fa. Io l'ho visto l'inceneritore come lo vogliono fare, l'ho visto nel 1992, un porto era stato costruito nel 1972, fatevi conto. Come funziona l'inceneritore? L'inceneritore è griglia, non è nient'altro che una griglia che va avanzando, dove man mano l'immondizia brucia, ha bisogno di sostentamento energetico nelle varie fasi, fino a quando il calore che si recupera va in un ciclo appunto di natura termoelettrica, ordinario, produce vapore, vapore porta pressione, turbina e via di seguito. Produce carbone intriso di diossina e di altre sostanze che deve essere poi portato in discarica. Poi parleremo della discarica e anche dell'altro sistema del sentito dire italiano, la discarica c'è, la discarica non c'è più. Allora, non esiste più la discarica dei rifiuti urbani, per il semplice fatto che si chiama discarica di seconda categoria, per rifiuti speciali. Però questo è un passaggio che la comunità europea dirà, ha detto alcune questioni che noi stiamo pagando, noi cittadini stiamo pagando con i nostri soldi, a cara, caramente con i nostri soldi. Cosa dice l'Unione Europea? Stanco dei bizantinismi italiani, quando fa la nuova direttiva ai rifiuti, per evitare che qualcuno in Italia, avendo visto le lettere A, B, C e D, abbia detto che P viene prima di A, dice che tassativamente, nella nuova direttiva del 2008, tassativamente, gli obblighi sono: uno, ridurre i rifiuti. Se sei veramente bravo, riesci a ridurre i rifiuti. Il che significa che risparmi materie prime e quindi ne hai di più per fare prodotti, risparmi energia, quindi ti costa di meno fare prodotti. La seconda cosa è il riutilizzo. Finalmente nel collegato ambientale è ricomparsa la questione della bottiglia di birra, che potrei finalmente metterci la cauzione, per cui appena qualcuno l'abbandona a terra, dico, per noi palermitani, immaginiamo la scena di quello che abbandona la bottiglia a terra e immediatamente quello di dietro gli dice: cucì, grazie, e hai pagato un euro. Il che quello farà immediatamente per accingere e gli dirà in pupo in puro siciliano: la la bottiglia è mia, me la ripiglio e mai e poi mai te la darò e la riporterò invece dopo. Poi c'è il riciclo, alias il rombo, le bottiglie di vetro e le rifaccio nuove. Poi se proprio non riesco a fare, è la prima, perché non sono né abbastanza bravo per fare la prima, né abbastanza bravo per fare la seconda, né abbastanza bravo per fare la terza, vado al recupero. E anche là incominciamo a essere: se siamo bravi, recuperiamo materia, appunto le famose terre rare. Così l'industria mantiene, l'industria produce, i ragazzi trovano lavoro, il sistema economico rimane in piedi. Se sono bravo faccio questo. Se sono immediatamente meno bravo faccio combustibili, perché l'Italia non ha risorse. E quindi il combustibile se lo fa per sintesi, ricordando che le sintesi sono della fine del 1800 e inizi del 1900, quindi non leggete quando leggete queste cose: ah, la sintesi, hanno trovato come fare la sintesi dei combustibili.
sono passati più di 100 anni, rasserenati, non sono novità. Capisco che per un politico sono novità, ma probabilmente anche la scoperta dell'America, probabilmente per qualcuno. Allora, finito, allora se non sei bravo, se sei meno bravo da recuperare materia, ma già non sei abbastanza bravo perché non hai fatto le prime tre operazioni, l'ultima cosa che ti viene concessa è recuperare energia, perché appunto recuperare energia non serve. C'è un surplus di energia e ci sarà sempre un maggiore surplus di energia man mano che le cose saranno. Quindi queste sono operazioni a morire. Chi fa energia saranno operazioni a morire, serviranno solo dei grandi presidi che devono garantire la stabilità del sistema, e per questo motivo vengono smantellate le centrali termoelettriche, rimangono le grandi centrali termoelettriche. Poi lei è abbastanza brava, per esempio, da evitare di fare il collegamento della centrale di Termini con il resto della Sicilia, per cui la centrale di Termini alimenta la città di Palermo, e quindi state sicuri che quella rimane sempre aperta e funzionante, le altre probabilmente chiuderanno. A questo punto, che cosa si fa? Si applichi la norma europea, Treviso assieme di altre località, 560.000 abitanti, Treviso incomincia ad applicare la normativa europea. Prevede nel suo sistema la produzione di CCR e anche l'incenerimento. Inizia. Alla fine, con le famiglie che pagano la metà di quanto pagano i siciliani oggi, poi su questo punto vi passerò, farò un'altra piccola precisazione, raggiunge l'85% e a questo punto non conviene più né fare CCR né fare l'incenerimento. Perché in ogni caso, se fai l'incenerimento, devi fare una discarica. E in ogni caso, allora, la discarica per l'incenerimento è più grande della discarica per quello che gli residua. Fermo restando che quello che oggi non sai recuperare, forse domani lo saprai recuperare e sarà nuovamente ricchezza. Questo dice la Commissione Europea in economia circolare, e che dice anche in termini di posti di lavoro e di ragazzi che invece vanno via da questa terra. Cosa è successo in Italia? Nel 2003 la Commissione Europea dice chiaramente che non si fanno più discariche per rifiuti urbani, che significa? Non puoi prendere i rifiuti urbani da fuori e metterli in discarica. Prima devi fare un trattamento di stabilizzazione, devi ridurre il volume, devi evitare che si formi percolato, devi fare tutte queste questioni e solo dopo li puoi portare in discarica. In Italia qualcuno bravo si inventa la tipo verniatura dei rifiuti in discarica. Caso bello lampo. Nel 2009 arriva un avvertimento dalla Comunità Europea all'Italia: fai attenzione che quel trattamento non è un trattamento conforme alla direttiva, perché non riduce un bel nulla, non impedisce la formazione del percolato, non impedisce la riduzione dei rifiuti che devi portare in discarica, perché dovresti portare in discarica il 30% dei rifiuti che tu produci, gli altri li dovresti utilizzare in maniera differente. Lo dice al Ministero dell'Ambiente, lo dice al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico se ne fregano. L'Italia, per Malagrotta e ora per Bellolampo, viene condannata a milioni e milioni di euro che pagano i cittadini. Ed è inutile che poi qualche ministro dice che non pagherà, perché l'Unione Europea se li trattiene direttamente in partenza, per cui non puoi non pagare. I costi. Andiamo all'altro lato. Quanto costa oggi portare in discarica e quanto costa incenerire? Beh, in discarica ce la fai anche a 70 euro, forse qualcosa di meno. Per incenerire devi superare i 150 euro. E chi paga? I cittadini. Quanti sono gli operai necessari per un inceneritore? 10. 10. Il resto sono palle. 10 operai, di cui c'è un manovratore di carico della fossa per tutto l'orario 24 ore e gli altri che guardano, perché l'impianto sostanzialmente va in automatico. 10 persone.
problema non è neanche nelle questioni sanitarie, ambientali, che pure esistono. Il problema è decidere se noi vogliamo avere un futuro oppure no. Un futuro sotto il profilo economico. Perché voi parlate dell'alto impianto, io sull'alto impianto vi dico che l'alto impianto, a secondo di come lo gestisci, può essere un fatto positivo per questa zona o un fatto negativo. Perché se l'alto impianto si allinea alle direttive e ti produce biogas e ti permette biogas purificato e ti permette altro, questa è una storia. Se invece un impianto arruffato, al solito all'italiana, cercando il contributo e non cercando il processo industriale, è altra cosa. Però questa è una questione che comporta una forza del sistema della popolazione e una forza del sistema politico che sia in grado di garantire che l'impianto non deviti da quelli che sono i corretti sistemi. Perché l'alto impianto non è dissimile al sistema energetico. Se l'alto impianto, se ci metti la frazione organica separata, ed è compito della politica, ti può dare il compost per i carciofi. Se invece metti tutto in maniera così superficiale, invece poi avrai un problema che dovrai smaltire quello che esce dall'impianto. Allora, su questo tema, quindi, io continuo a dire, esiste però il problema da vedere in maniera molto chiara su queste questioni, è la forza del sistema di controllo e quello che è l'evoluzione in ambito futuro. Sicuramente le scelte fatte dal governo Renzi e dal Crocetta sono scelte del passato, sono scelte che non si va da nessuna parte, perché quando verranno cambiate le plastiche, perché uno dei problemi, a noi chimici ce ne dicono di tutti i colori, ci dicono che ammazziamo l'agricoltura perché è stato fatto il DDT, ma il DDT è stato fatto per salvare popolazioni e raccolti, non per permettere a qualcuno di avere più vantaggio nella cosa eccetera. Per la plastica, scordandosi che se non c'è la plastica, le sedie di qua si dovevano fare in legno e non ci sarebbe stato più un altro. Pur non di meno, i chimici, resosi conto che c'è un problema di ciclo economico pazzo, per cui fai l'uso e getta, hanno detto, vabbè, facciamo delle plastiche che entrano facilmente nell'ambiente. Queste plastiche non saranno utili per gli inceneritori e quando entreranno in giro, il che è una cosa che avverrà nei prossimi 3-5 anni, non ci sarà neanche che cosa più incenerire. E chi ha fatto gli inceneritori batterà a cassa e vorrà garantito gli investimenti e quindi dovrai pagare per una cosa che rimarrà sostanzialmente ferma, come ne abbiamo esempi in questa zona industriale. Allora, questo è il punto. Non l'inceneritore sì, l'inceneritore no, è determinata altre questioni. Il punto è ben più complesso, supera di gran lunga le capacità del cittadino comune, il quale farebbe bene in alcuni casi ad astenersi dal parlare. Ad astenersi, perché in Italia ormai è diventato che ogni cosa è discorso del bar, ogni cosa, chiunque si alza senza sapere nulla, in mano, burattino in mano di chi dà le informazioni e si lancia in disquisizioni, senza sapere nulla delle questioni, senza sapere che ci sono diossine e diossine, ci sono le diossine clorurate che hanno un peso e ci sono le diossine normali che ne hanno un altro peso, è semplicemente la fiera del sentito dire della questione della cosa, perché c'è l'inganno della complessità, perché ormai c'è l'inganno della complessità, è tutto semplice, tutto capiscono tutti, tutto sanno tutti sulla questione, a che serve determinate questioni? L'assemblea regionale non ce l'ha un comitato tecnico scientifico, non ce l'ha il Parlamento italiano, il Senato, dove è previsto questo, non ce l'ha, mentre gli altri parlamenti europei ce l'hanno a stare a sentire per poi fare le decisioni politiche, perché è giusto che la politica faccia le sue decisioni, ma lo faccia sapendo di quello di cui si sta parlando, non sentendo dire, non andando a prendere gli articoletti di giornale o le cose che ci sono su questo. Questo è il vero punto sulla storia. Su questo io avrei finito. Ah, il piano di gestione. Il piano di gestione. Io non so quanti del Parlamento siciliano hanno letto l'impugnativa che ha fatto la Commissione europea di sua iniziativa, non per denunzia, sul piano dei rifiuti siciliano, contestando la violazione di ben 7 direttive. Un piano dei rifiuti non si può lasciare in mano ad un assessore né tantomeno a dirigenti, quando specialmente vi è la contestazione di 7 direttive che potrebbero gravare.
lavorare sul bilancio regionale e fare affondare definitivamente la regione per l'effetto della sanzione economica. E con questo finisco. Thank you.